Cosa ha detto? Che e ti ha fatto male? Ora vi faremo vedere anche la lettera che no, ha scritto. Disse che praticamente è peccato non potersi incontrare, peccato non potersi vedere, sentire telefonicamente, come se fosse colpa mia di questo distacco. In realtà no, io l'ho sempre cercato, gli ho mandato sempre gli auguri per il suo compleanno fino a 3 anni fa più o meno. Quando magicamente non ho mai mancato un anno in tutta la nostra storia di mandare gli auguri del suo compleanno, né quando eravamo in armonia né quando eravamo in disarmonia. Fino a che un giorno mi sono dimenticata, quindi io mi sono detta, significa che ho dimenticato questo amore, non mandando più l'augurio. E lui ha detto questa cosa che non è reale, cioè ha mentito, perché io l'ho sempre cercato, ho sempre cercato un dialogo, gli ho addirittura detto che mi sarebbe piaciuto andare alla Fucinaia, alla nostra casa, una domenica, mentre andavo a Parma in autostrada, guidavo io, e gli dissi appunto questa cosa al telefono, e mi sarebbe piaciuto andare con il mio cane alla Fucinaia, passare qualche giorno. Anche se lui non ci fosse stato, non sarebbe stato importante per me. E lui mi disse che non lo poteva ancora fare, ma che sarebbe successo, che non ci sarebbe stato nessun problema, eccetera, no. Eccetera. E poi, no, e poi è sparito totalmente e non ho mai più sentito. La lettera che tu hai scritto. Guardate. Caro Riccardo, sono io la tua prima moglie. Sì, dopo anni di silenzio tra noi, ho deciso di scriverti. Tu hai riportato a galla la nostra storia pubblicamente. E hai lasciato intendere che sono io la causa del fatto che non ci sentiamo più e di non avere rapporti. Riccardo, hai avuto un bel coraggio a pensare questo. Tu nella parte del buono comprensivo e io in quella della rancorosa. Non è così, è una bugia. Io ti ho cercato diverse volte da te non ho avuto alcuna risposta, solo indifferenza. Ma allora, che cosa vuoi da me? Ci siamo innamorati e nel giro di 3 anni ci siamo sposati. A pochi mesi dal matrimonio però tu ti sei invaghito di un'altra donna famosa, Patti Pravo, e te ne sei andato. Dopo 2 anni che eravamo separati, Patti Pravo ti ha lasciato e sei tornato da me. Però un giorno mi hai confessato di avere una relazione con un'altra donna, e che aspettavi un figlio da lei. In quel momento mi è crollato il mondo addosso, mi hai rovinato la vita e non mi hai spiegato nemmeno perché. Sia chiaro, oggi sto bene, non soffro più, mi sono risposata e mi sono anche lasciata. Ora vivo una nuova storia d'amore. Oggi come oggi non è facile per me ascoltare da te, Riccardo, parole come peccato non potersi sentire più. Oltre al danno, pure la beffa. No, questo no. No, è vero, ci sono rimasta troppo male quel pomeriggio, mi ricordo che ho pianto, ero a casa con degli amici, lui non c'era ancora nella mia vita milanese, diciamo, e ho pianto per queste parole, perché onestamente c'è qualcuno che ha cercato un contatto, che ha cercato un sodalizio, sono sempre stata io. Addirittura mi sono sentita dire da lui un pomeriggio che c'era un promoter che continuava a dirmi, posso farne anche il nome, Luca Giudice, continuava a dirmi, Virginia scendi che c'è giù Riccardo, eravamo in un auditorium e dovevamo cantare per un aereo che aveva avuto dei problemi. Beh, insomma, mi sono sentita dire da lui al telefono, ho detto, Riccardo sei giù, dice, ci sono un trucco al parrucco, dico, posso scendere a salutarti? Mi ha detto, sì, se non ti scatta l'esagerometro. Cioè, c'è una persona testimone. E se non ti scatta l'esagerometro è perché tu mi conosci, Barbara, tu sai che io sono una persona estremamente affettuosa, e abbraccio e bacio e figurati, voglio dire... Beh, se avessi abbracciato un uomo che hai amato per tanti anni... Non ci sarebbe stato comunque niente di male, no? Magari ci sta guardando anche lui, vuol dire qualcosa? Ah, spero, così magari si ricorda che qualche volta le sue parole hanno potuto anche ferirmi.